Vi porto nelle Marche a conoscere un vitigno davvero eclettico. Si adatta molto bene alla produzione non solo di vini freschi, leggeri, ma anche di spumanti, di passiti, di vini destinati anche all'invecchiamento. Il vitigno Verdicchio. Il suo nome deriva proprio dalla colorazione di tono tendente al verde che assume anche a piena maturazione. Vi racconto la versione più elevata di questo vitigno ed è quella prodotta anche dalla cantina Casal Farneto. Siamo a Serra dei Conti, in provincia d'Ancona. L'azienda è in proprietà della famiglia Togni, che persegue fedelmente il grande rispetto per questo territorio. I vigneti sono condotti con pratiche agronomiche tradizionali, con massima sostenibilità e rispetto per l'ecosistema, mentre l'innovazione e la tecnologia trova ampio spazio in cantina, sia per la vinificazione che per l'affinamento. Ma andiamo a conoscere uno dei loro vini, Crisio. Castelli di Iesi, Verdicchio, Riserva, DOCG, Classico. Annata 2015, quindi un bianco con già qualche anno sulle spalle. Vedremo che cosa ci può raccontare. La particolarità di questo vino è l'epoca di vendemmia, che viene fatta in tre fasi diversi. A vendemmia anticipata, a piena maturazione e quasi a surmaturazione. La vinificazione è in parte in acciaio e in parte in legno, a cui segue poi un affinamento e una sosta in bottiglia di circa un anno. Ma andiamolo a vedere come si presenta nel bicchiere. Le uve crescono su terreni di medio impasto, tendenzialmente sabbiosi. Già dal colore si presenta di un bel giallo dorato, intenso e cristallino, riflette quasi la luce, e una consistenza che ci fa capire che c'è struttura in questo vino bianco. Andiamolo a sentire nel naso. Il naso è intenso e diverse successioni aromatiche, tante che arrivano al naso, e bisogna caratterizzarle, bisogna tornarci per sentirle e definirle meglio. Non mancano le note floreali, fiori d'arancio, bergamotto, arriva la frutta è sia bianca ma anche a polpa gialla. Di bianca troviamo la pera, ma troviamo la pesca, degli accenni anche di frutta anche più tropicale. Non mancano le parti di erba più mediterranea, toni speziati, ma insomma c'è veramente tanto da raccontare in questo vino. Andiamola ad assaggiare. L'attacco è deciso e arriva anche un gran volume di bocca nella parte centrale. Dominano queste note degli agrumi, accompagnate dalla speziatura che rappresenta la parte predominante nella bocca, che allunga il vino nel finale, accompagnato da questa scia sapida, minerale, fresca, considerando che è già un vino con qualche anno in bottiglia, ma è assolutamente di equilibrio e può sostenere ancora di qualche anno il suo percorso evolutivo in bottiglia. Beh, lo troverei adatto su un piatto ricco, ma anche di profumi gentili. Lo proverei su dei bucatini con una crema di ceci e cozze.